Il gruppo Consoli Centrale del Latte McDonald's Brescia festeggia il rientro di due pedine importanti come Esposito e Crosatti, strappando un punto prezioso sul difficile campo di Cuneo. I Tucani se la giocano alla pari e sfiorano il colpaccio, ricucendo gli strappi e portando il match al quinto set con attenzione e caparbietà. Nel palazzetto piemontese i padroni di casa scendono in campo con Pistolesi e Wagner, Galaverna e Preti in posto 4, Sighinolfi e Codarina al centro con Catania libero. Nella metà campo ospite spazio invece a Tiberti e Bisi, Cisolla e Gagliani, Candeli ed Esposito con Franzoni libero. Il match finisce 3-2 al tie-break in favore dei padroni di casa, ma per la compagine bresciana il risultato non è da buttare, anzi 25-22, 24-26, 25-19, 22-25 e 15-9 i risultati dei parziali. Abbiamo combattuto una battaglia sportiva, abbiamo fatto del nostro meglio, non eravamo in grandissime condizioni, qualche acciacco di troppo, i ragazzi hanno fatto del loro meglio contro una squadra che è vero che ha zero punti, zero vittorie, ma coriace, determinata, che ha dato del filo a torcere a tutti quanti. Abbiamo comunque mosso la classifica, abbiamo una settimana intensa, e per cui prepariamoci alle prossime battaglie perché il campionato è lungo e impegnativo. Beh, una partita tutto sommato combattuta, peccato perché secondo me dovevamo fare qualcosa in più, dato che in molti frangenti del set eravamo lì punto a punto nonostante noi stessimo facendo alcuni errori che potevamo evitare. Dai, guardiamo il lato positivo, alla fine Cuneo bisogna dire che è una corazzata con dei giocatori importanti e torniamo a Brescia con un punto in un campo difficile contro una squadra molto forte.